Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questa nuovissima live e devo dire siamo arrivati alla fine di questo titolo veramente che mi ha colpito positivamente già dalle prime manche, devo dire, rispetto invece al secondo Life is Strange che non mi era piaciuto granché. E quindi raga, oggi siamo qui per finire insieme Life is Strange True Colors. Vediamo come andrà a finire, perché comunque da un gioco che mi ha colpito così tanto, tutto sommato mi aspetto un finale ad effetto. Abbiamo avuto una rivelazione assurda all'ultima live, alla fine della scorsa live, perché raga, abbiamo scoperto il tradimento di Jed. Io non mi aspettavo che quel personaggio ci tradisse, non mi aspettavo che confabulasse con la Typhon e mi ha colpito effettivamente questa cosa. Vi ricordo che ci ha dato un calcio davanti a una sorta di ingresso della miniera e ci ha fatto cadere lì. Non sappiamo altro, sappiamo solo che siamo stati traditi. E quindi ci tocca scoprire adesso come cavarcela, quindi direi di fare subito continua e vedere che cosa ci aspetta. Capitolo 5, lato B. Vediamo un po' dove siamo finiti. Attenzione. Sembra l'inizio del gioco. Bentornata Alex. Ti va di parlarmi del Colorado? Ragazzi, vi ricordo che questa stessa scena e questa stessa inquadratura ce l'hanno fatta proprio all'inizio del gioco per farci capire che lei veniva da una casa famiglia e che stava parlando con la sua dottoressa per renderla probabilmente idonea psicologicamente a uscire dalla casa famiglia, ad essere affidata, insomma. E quindi, capitolo conclusivo, episodio conclusivo, ci fanno vedere di nuovo un dialogo con questa dottoressa. Vediamo un po'. Iniziamo da qualcosa di positivo. Cosa hai imparato dalla tua visita a Haven Springs? Oh mamma raga, a non temere le mie emozioni. Ho imparato a provare delle emozioni e a non esserne spaventata. Ragazzi, le emozioni vanno provate, brutte o belle che siano, ci fanno crescere. Non diresti che quelle paure alla fine erano giustificate? Che cosa ne pensi di questo attrito? Attenzione. Almeno ci hai provato e ne sono orgogliosa. Hai aiutato delle persone e hai anche cercato di risolvere un mistero. Hai baciato un ragazzo molto dolce. Però Alex, adesso sei tornata al punto di partenza. No. Aiuto, lo so. I know. You don't know tu non sai proprio niente, Alex. You don't even know non sai nemmeno che non ti trovi qui per davvero, ovvio. Questo era ovvio. Ragazzi, l'ultima cosa che sappiamo di lei è che è caduta. Quindi, da quello che sappiamo, potrebbe pure essere morta, cioè. Attenzione. Allora, siamo in un ufficio, fascicolo, foto di famiglia, chitarra. Tra l'altro questo poster sono palesemente io, cioè palesemente Alex. Guardiamo la chitarra che c'è un bigliettino, raga. My guitar. Knock, knock. Toc toc. Nel frattempo, buonasera Fabri e buonasera Ben, benvenuti. Bussa? Sì, bussa, bussa, fai. Chi è? Oddio. Alex Chen? Alex Chen? Non la conosco, riprova. La custode della mia chitarra non, non mi riconosce. No, vabbè. C'è un codice, 5 cifre. Lo dobbiamo scoprire, raga. Va bene, lo scopriremo. Un codice a 5 cifre. Qua non possiamo interagire con niente. Grazie mille FRC96, grazie di cuore, grazie mille. Sì,
Sì, ragazzi, ne approfitto anch'io per dirvi che se non l'avete ancora fatto, ragazzi, stasera abbonatevi perché stanotte mi si rinnovano tutti i pagamenti di Twitch. Quindi, se non l'avete ancora fatto, ragazzi, abbonatevi che è la serata giusta per me. Quindi, se vi va di supportarci, ovviamente abbonatevi. Allora, vediamo qua, abbiamo un fascicolo. Leggiamolo. Ecco, Alex Chen. I guess that's me. 53322. Quindi questo dobbiamo inserire anche nella chitarra. Dopo volevo anche vedere qui. C'è un registratore. Niente comunque che ha a che fare con i ricordi al momento. Voglio sentire anche il registratore prima. 12 anni fa commisi uno sbaglio irreversibile. Jed, raga. 12 anni fa. Alex. Sai che mi preoccupo per te, Alex. Con tutto quello che è successo, voglio solo il meglio per te. La dottoressa. What? Cosa c'entra la dottoressa con Jed? Foto di famiglia. Queste non sono della dottoressa Lin. Tuning peg. Un pirolo. Prendi. Telefono nel frattempo. Alla luce degli eventi recenti è un buon momento per ricordare agli ospiti di Helping Hands che è meglio resistere all'impulso di abbandonare il nostro istituto, per quanto comprensibile. Ricordatevi che il mondo esterno ha delle zanne affilate, una fame insaziabile, che voi siete teneri, lenti e appetitosi. Perché volete buttarvi tra le sue fauci? Lasciate che sia io a divorarvi. Ma in che senso? Cerca di uscire dalla stanza. No, raga, è inquietantissimo sta cosa. Sì, ho capito che devo andare alla chitarra, però fatemi leggere anche qui. 53322 è il codice, però voglio anche aprirlo il fascicolo, vediamo. Leggi. Età 21, sintomi, stabilità emotiva, scatti d'ira improvvisi, allucinazioni. Idee deliranti, depressione e ansia. Alex vive l'illusione forte e dettagliata di essere in grado di leggere gli stati emotivi delle altre persone. Crede, grazie a questa abilità, di essere in grado di aiutare gli altri a superare i loro traumi. È difficile non fare caso all'ironia della situazione. Una persona così profondamente disfunzionale come Alex, che adotta il ruolo di custode emotivo. Se non fosse tornata sotto la mia custodia, credo, senza esagerare, che i suoi tentativi incauti di aggiustare i suoi amici e la sua famiglia probabilmente sarebbero finiti in tragedia. Credo che i deliri di Alex costituiscano una minaccia per il suo benessere e quello degli altri. Quindi consiglio di gettare Alex in un pozzo senza fondo, così che il suo corpo colpisca ogni asse e mattone sporgente finché non verrà dimenticata tra l'oscurità del sottosuolo. Questa, secondo la mia opinione professionale, è la cosa più umana che possiamo fare per lei. Raga, ma che cosa stiamo leggendo? Ma che mostruosità stiamo leggendo, raga? Cioè, che sia questa cosa tutta nella sua testa è per forza vero? Non può essere una dottoressa che scrive una cosa del genere. Zero proprio. Quindi dobbiamo capirci assolutamente meglio. Allora, era 5, 3, 3, 2, 2. Non è proprio possibile, raghi, una cosa del genere. Buonasera, Christian, benvenuto. Ripara. Ok, chitarra riparata, suoniamola. Ragazzi, io per sta live la musica ve la metto, perché tanto la scorsa live l'avevo disattivata. E raga, nonostante questo mi hanno demonetizzato il video lo stesso, quindi ve la lascio, raga. Chissene. Tanto al solito ci provo a parlare un po' di sopra, tanto ho visto che non è cambiato niente. Chitarra distorta.
Sangue. No, ragazze, vuoi vedere che è caduta e sbattuto la testa fortissimo da quella miniera? Non ditemi che finisce con lei che muore, perché non ce la posso fare. Poverina. Oh! Si è rotta qualche costola. Grazie mille, Christian, per i beat. Grazie di cuore. Abbiamo una scala. No, no, raga, è appesa, tipo. Aiuto. Mamma mia, aiuto. Sarei già morta dall'ansia io. Un'altra allucinazione. Quindi in breve, raga, è una metafora. Comunque il fatto che sta accadendo, ci stanno facendo Alex vedere un po' di cose. Gabe. Gabe? Gabe, ma tu sei morto. Grazie, Cree. You're dead. So? Lots of e allora dead, un sacco di persone sono morte, Alex, la Most maggior people. Parte. Where are we? Dove siamo? I wanna say, direi in un ospedale. Dottor Mendez in terapia intensiva. Dottor Mendez in terapia intensiva. Yep. Definitely sì, decisamente in un ospedale. Gabe. Okay, here's what I do know. Ecco quello che so. You're 10, hai 10 anni, io 14. Nostra madre è malata e anche nostro padre, ma è un altro tipo so di malattia. But it's a different kind of sickness. Play your part. Recita la tua parte. Oddio, raga. Ow! Gabe, perché why? L'hai fatto? I didn't do anything. Io non ho fatto niente. Both of you. Smettila. Ehi, voi due, signor Chen. Papà. Behave. Fate i bravi. Stiamo rivivendo il loro passato, raghi. Alex. Vai a vedere come sta tua madre, Alex. Ok. John si chiama il padre. She was right. Era laggiù, there, mi stava aspettando. Waiting for me. Però qua non c'è niente con cui interagire al momento. Quadro, letto vuoto. Qua neanche, niente ricordi, eccone uno. Gabe? Alex? Gabe? Alex? Ho bisogno che mi ascoltiate bene, signora Chen. Oggi abbiamo ricevuto delle brutte notizie. Dovrò passare un po' di tempo in ospedale. I'm going to be spending some time at the hospital. What? Perché? Stai bene, mamma? Mom? Are you okay? Tranquilli, andrà tutto bene, ok? Mi state ascoltando? Do you understand me? Things will be. Le cose saranno diverse per un po', ma starò bene. For a little while. Gabe told me it was full of needles. Gabe mi aveva detto che era pieno di siringhe e mi aveva spaventata a morte. We spent so much time in here that I basically allora, al momento altri ricordi, qui non ne vedo, quindi andiamo di qua. E ogni tanto mi guardo intorno. Ventilatore, niente. Dobbiamo per forza entrare alla tenda, quindi credo che ci fosse solo un ricordo lì. Ai ai. Poverina.
Non vedo ricordi, quindi posso concentrarmi solo su sulle cose da fare. Quante notti ha passato qui papà dormendo su una sedia scomodissima e mangiando quello che trovava alle macchinette? Vedere tuo padre piangere è strano e spaventoso allo stesso tempo. Mamma. Hi mom. Ciao mamma. Mom. Sei una bambina così coraggiosa. Quando è che sei diventata così coraggiosa? How do you ever get so brave? Is that how it went? È andata veramente così? Non pensi che manchi qualcosa? You don't think you missed anything? Ow! Tornata indietro. Why? I didn't do anything. Stop. Both of you. È tornato indietro. Dad. Come se avessimo fatto qualcosa di sbagliato, perché comunque lui ci ha detto di recitare. Dobbiamo ripercorrere le stesse cose successe, quindi evidentemente per averci ributtato indietro vuol dire che qualcosa l'abbiamo fatta in maniera diversa da come doveva andare. Alex, go check on your mother. Queste parti, raga, sono bellissime, okay, secondo me. Quindi evidentemente al colpo di tosse lei non si è preoccupata quando aveva 10 anni. Did I miss something? Boh, riproviamo. Hi mom. Mom. No. Mom. Così ho fatto la stessa cosa, scusa. Water, Alex. Get her some water. Dell'acqua, Alex, portale dell'acqua. Vabbè, questo lo potevamo fare anche prima, ci avevo già pensato, scusa, perché non me lo facevi fa? L'avevo già detto. Vai. Thank you. You almost non piangevi quasi mai, nemmeno quando eri molto piccola, lo sapevi? Very small. Did you know that? That's been my biggest. È stata la sfida più difficile da affrontare per me. Come ci si prende cura di una persona così forte? How do you take care of someone who is already so strong? Non piangere, mia piccola guerriera. Voglio che tu mi prometta una cosa. I want you to make me a promise. Your brother. Tuo padre e tuo fratello avranno bisogno di te. Devi essere forte. They are going to need you. You have to be strong. Will you do that? Lo sarai per me, Alex? Such a brave girl. Sei una bambina così coraggiosa. Quando è che sei diventata così coraggiosa? How do you ever get so brave?
Non sapevamo ancora niente del suo passato, non avevamo mai visto i suoi genitori, non sapevamo il perché fossero morti. Comunque Gabe l'ha detto, anche il papà è malato, però di una malattia diversa. Magari si riferiva, non lo so, alcolismo o qualche altra cosa che magari moralmente è considerato sbagliato, no? O il gioco d'azzardo, non lo so a cosa si potesse riferire. Cioè, che sfiga se tutti e due i genitori sono morti di qualche malattia, eh? Ok, Halloween, che bella la zucca, però mi sa che siamo nella loro vecchia casa, suppongo. Fumetti. Non possono mai mancare, raga, i fumetti in Life is Strange. Ecco, la foto che ha lei è con la mamma, quindi hanno tagliato via il papà. Ci sarà un motivo se non lo possono vedere il papà. Was that the last time you talked to her? È stata l'ultima volta che le hai parlato? Ma con la mamma. I... Sì, penso di sì. I think so. Do you miss her? Ti manca? Gabe, che cosa sta succedendo? You're 11. Hai 11 anni. Io quasi 15. Io e papà siamo bombe pronte a scoppiare. Tu continui a correre avanti e indietro cercando di disinnescarci. Non finirà bene. Appunto, c'è un motivo se lei è finita in casa famiglia. Recita la tua parte, gli ha detto. Anzi, le ha detto. Litiga, no? Ve l'ho detto, con questa scusa stiamo ripercorrendo tutto il suo passato. Stiamo cercando ora di capire come è finita in casa famiglia. Era compito mio mantenere la pace, ma nonostante tutti i miei sforzi... Allora io un attimino, raga, mi faccio un giro veloce perché sicuramente qua qualche ricordo in giro c'è. Eccolo. Una specie di litigio. Hey Gabe. Ciao Gabe, sono Leslie Halloran, un assistente sociale dello Stato dell'Oregon. We got a call from someone. Abbiamo ricevuto una chiamata che diceva di aver assistito a una specie di litigio ieri sera. Tuo padre in casa? Non dirmi che ha chiamato gli assistenti sociali lei, oh, perché... You know what? Cavoli, stavamo solo facendo delle prove, devo fare questa recita a scuola, rehearsal. Papà mi stava aiutando a ricordare le battute. And my dad, like, he was helping me learn my lines. Must be some play. Deve essere stata una recita interessante. Beh, se ti serve qualcosa, trovi il mio numero qui sopra. Okay. Qua altri ricordi, non ne vedo, cuoci riso, frigorifero, no, sinceramente non mi interessa vedere nient'altro. Qua no, tanto non mi fa salire, quindi dovrebbe esserci soltanto quello di ricordo in teoria. Almeno, così pare. Scatolone dei documenti, quello sono curioso. Biglietti da auguri, bollette. Il mio compito era quello di metterle in ordine. Libro di musica, qua neanche ci sono ricordi. No. Sì, quindi ce n'era soltanto uno. Zaino. Niente, dobbiamo per forza intrometterci, raghi. Dove stai andando? Glielo direi o devo farlo io? Abbassa la voce. Ok, allora lo faccio io. Alex, papà ha perso il lavoro, di nuovo.
So we're broke. Quindi siamo al verde, di nuovo. Don't talk to me non that usare way. Quel tono con me. Believe, ti credi molto furbo, ma non sai cosa è successo everything. Veramente. You think what? Pensi che mi sia licenziato perché mi andava di farlo? Okay. Fa lo stesso, ce la caveremo. Potrei... Non lo so, papà, ma cosa dovremmo fare? Prima o poi dovremmo mangiare. Possiamo vendere qualche disco, la mia chitarra, posso vendere quella. Alex, cosa devo fare perché tu smetta di difenderlo? Se tua madre ti vedesse. Non voglio sentire parlare della mamma. Non ne posso più di sentire che la usi come scusa per essere un pezzo di... Don't fucking touch me! Piece of shit! Dad. Damn it, Alex! I'm okay. Sto bene, è stato okay. Un incidente. It was an accident. Alex, non volevo. I didn't... Dad. Papà, Dad, non preoccuparti, okay. Papà, davvero, non mi sono really? Fatta male. I'm not hurt. I can't do this. Non ce la faccio. Dad? Papà? Se ne sta andando. Se ne sta andando. Someone will come. Verrà qualcuno. Magari quella donna dei servizi sociali o qualcun altro. Woman from CPS. Someone. No, dai. Non ci credo che è per questo che è finita in casa famiglia, perché li ha abbandonati. Dad! Non ci credo, raga. I'm sorry. Mi dispiace. No. No. Poverino. Dad! Come fai a mollarli? No. No. Undici anni, raga. No. Hey, can I ask you a question? Ehi, posso chiederti una cosa? Which orphanage is this? Che orfanotrofio è questo? The quello di Grant Park? Quindi sono già in orfanotrofio, tutti e due. Me lo immaginavo un po' più bello, raga, semplicemente poi lui sicuramente ha fatto 18 okay? anni e quindi è uscito. Non posso farlo, ok? Non ci riesco. You need to. Devi farlo. You need to be honest. Devi essere sincera riguardo a quello che vedi. Lo ero, l'ho fatto e adesso ho finito. And now I'm done. Almost. Quasi, ma non ancora. You were 12, I am 16. Hai 12 anni, io 16. Rubo una macchina e finisco al riformatorio. Gabe, come on. Per favore, Gabe. Then you're 13. Poi nei 13, poi 14 e 15. 15. Orphanages, orfanotrofi, case famiglia, stanze ammuffite nelle strane case dei vari genitori adottivi. By the time you're 17, quando compi 17 anni, ormai hai visto di tutto. Somewhere along the line, ad un certo punto inizi a provare qualcosa. Your own emotions le tue stesse don't emozioni non ti appartengono. You have nothing. Non hai niente, nessuno. No one. You are alone. Sei sola. I don't want this. Non voglio farlo. Alex. Alex. Your part. Recita la tua parte. Play my part. Lettere per papà. I used to write one every ne scrivevo day. Una al giorno, che stupida. Stupid.
Why? You clearly missed Perché ovviamente ti mancava. Credevo di mancare anche io a lui, quindi è una cosa stupida. E c'è un ricordo, attenzione. I don't understand. Non capisco perché non posso avere la chitarra. Ne abbiamo già parlato, Alex, ok? La chitarra rimane nella sala comune, puoi suonarla nel tempo libero. You can play it during free time. Che stronzata, non mi serve a niente nella sala comune, mi serve quando sono rinchiusa in questi dormitori. Alex, that's enough. Ora basta, se questo che vuoi toglieremo la chitarra per sempre. If that's what you prefer. You can't do that. Non potete farlo. E invece gliel'hanno fatto, e come? No, no, raga, non mi pare ci siano altri ricordi, quindi dovrebbe essercene almeno, cioè più o meno uno ogni scenario. Non ne vedo altri, quindi andiamo al baule. Stasera raghi si prende anche il platino, eh? Stasera lo platiniamo. Dei personaggi, che ansia, è troppo creepy questa cosa, aiuto, ne ha passate così tante, non so se siamo pronti per una ragazza così stabile, quindi sono i genitori adottivi, cioè quindi era così, si sedevano al centro della stanza e quelli li vedevano dalla finestra, ma che ansia, che cosa brutta. Qui dice che è sensibile, cosa significa? Cosa significherà mai, ciccio? Chissà perché non ha mai trovato una casa. Sono sicura che è una ragazza molto dolce, ma non fa per noi. È troppo grande, non pensi? Lei è la ragazzina che è finita in tutte quelle risse, vero? Vorrei aiutarla, davvero, ma... c'è qualcosa di... strano. Broken. Difettoso. Sbagliato in lei. Raga, mi vengono i brividi. Io spero che in Italia si faccia qualcosa anche per agevolare le adozioni, perché... non è possibile che ci siano sicuramente molti bambini in questa stessa situazione, non lo posso accettare moralmente proprio. E manco emotivamente, sinceramente. I'm sorry. Mi dispiace. Why? Perché? You need to see it. Dovevi vederlo. See what? Cosa? Che non mi ha mai scelta nessuno? That nobody picked me? Nobody picked you. Non ti ha scelta nessuno. Nobody picked you. Non ti ha scelta nessuno, non ti voleva nessuno. Mom died. La mamma è morta, Dad papà se n'è andato. I bailed. Io me la sono filata, non sei riuscita a tenerci uniti. It was my job. Era compito mio tenerci. Avevi 11 anni. You were 11 years old. Avevi 11 anni, eri solo una bambina. Let it go. Basta, Alex. People leave. Le persone se ne vanno, la vita si fa difficile, a volte è un vero schifo. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Cerca di migliorarla. Be angry at Dad. Arrabbiati con papà, ripensa ai tuoi momenti con la mamma. Be angry at me. Cavoli, incazzati con me se devi. Don't give up. Ma non mollare. No one gets to tell you. Nessuno ha il diritto di dirti quanto vali. And no one can. E nessuno può privarti della tua vita. Fight. Combatti. I'm not sure I. Non sono sicura di. Hai un dono, una cosa che non comprendi nemmeno tu. It's something you don't even understand. You can change. Puoi cambiare il mondo. Make it better. Renderlo migliore. Now get up. Ora alzati. What? Get up and fight. Alzati e combatti. Tan
tanta roba. Bello. Dai, Alex, forza. Ha ragione tuo fratello, forza. Come fa ad essere viva, raga, non lo so. Poverina. Che è una lanterna. Oddio, mi fanno girare in mezzo alle miniere, raga. Mi ricorda Until Dawn. Ora mi esco con i Wendigo. Bene. Fiammiferi. Bellissimo gioco, anche molta paura Until Dawn. Sì, sì, uno dei più belli secondo me. Dai, coi fiammiferi, raga, a me piacciono un sacco i fiammiferi. Ancora a casa in Sicilia per accendere le candele uso i fiammiferi, mi piacciono troppo. Quindi altra informazione su di me, a Sabri piacciono i fiammiferi. Informazioni utili. Segnatelo, che non si sa mai. Se mi volete fare un regalo, un pacco di fiammiferi. Dai, Alex, forza. Ecco, ora dobbiamo stare super attenti perché probabilmente se ci sono dei ricordi sono qui. Da qualche parte, penso che li abbiano messi, almeno qua nella miniera, penso di sì. Avrei giurato che fosse il caschetto con la lucina, invece no, niente da fare qui. Scaletta rotta, niente, andiamo. Galleria. Topo morto. Poverino. Mi rifiuto di prenderlo come un segnale. Aiuto. Da qualche parte sbucherà. No, ti prego, io ho paura del buio, ti prego. Mi sento come lei. Posso farcela? No, ragazzi, non posso farcela. Al buio mi devono far giocare. No, che non posso farcela. Che devo fare? Aspettiamo. Qualcosa si intravede, dai. Ok. Ok, è già qualcosa. Quell'aura è l'unica guida che ho. Eh sì, anche perché se mi guardo intorno non c'è niente, quindi non ho molta scelta. All right, boys, ok ragazzi, ci stiamo avvicinando. Siamo pur sempre dei minatori maledetti, scaviamo in eterno per arrivare fino all'inferno. Esattamente. Questo è quello che la Typhon ha cercato di nascondere. Lot of runoff moisture in the soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked.
Quindi raga, cadendo comunque davvero Jed ci sta facendo vedere quello che succede. E la mia squadra non si è mai arresa a queste profondità. Finiremo il lavoro. Steady goes. Così. Steady. Piano. Fuck was. Che diavolo è sta? Oh, come on, via, via, uscite dalla galleria. Who's on radio? Chi ha la radio? Jed. Jed, Jed. Fuck. Jed. Jed. Oh my god. We gotta move now. Dobbiamo andarcene subito. There's still men back there. Sono ancora degli uomini là giù, arriveranno. Yeah, and so will sì, we. E la faremo we anche don't noi get se the non fuck usciamo out. Subito. Dai l'ordine, Jed. Make the call, Jed. God damn it. Dannazione, God andiamo, it. Muovetevi. Everyone, let's go now. Smells like fireworks. C'è odore di fuochi d'artificio. Deve essere qui che la Typhon ha detonato le cariche. Jed, torna qui. Raga, è morto lì. Jed, you gotta stop, man. Jed, smettila, dai. Jed! Fuck you, Jed! Come back! Non ci credo. It's over, Jed. È finita, Jed. Non tornerà. He's not coming back. Minatore maledetto. I'm sorry. Mi dispiace, so mi dispiace sorry. Così tanto. Raga, non ci credo. Possibile che non ci fosse neanche un ricordo in miniera? Boh. Strano, vabbè, siamo usciti. Guardiamo il lato positivo, siamo usciti. Jed Lucan. Ha fatto bene. E ora? Durante la mia permanenza qui ho capito cos'è che rende Haven Springs così speciale. È un negozio di fiori gestito da varie generazioni, un proprietario di un bar che saluta ogni cliente chiamandolo per nome. Raga, ora entra al bar tutta morta lei, tipo. È la tradizione di un festival di primavera che risale a centinaia di anni fa. Storia, lealtà, orgoglio. Questi valori rappresentativi di Haven sono anche valori su cui è stata costruita la Typhon, ed è per questo che la nostra collaborazione ha avuto tanto successo. Raga, sono preoccupati per me, ovviamente, ma ora entra così lei, bellissima, entrata su scena proprio. Per me è un onore rinnovare l'impegno della Typhon qui ad Haven, crediamo in questa comunità e siamo estremamente entusiasti per il suo futuro. Thank you, Diane. Grazie Diane, credo di parlare in nome di tutti quanti quando dico che non vediamo l'ora di ufficializzare il tutto.
So, time to vote, folks. Quindi ora di votare, gente. And poi pranzo lunch. Per tutti. Oh, guarda chi è, chi c'è. Ecco qua, bella sta entrata, raga. Bella, ci stava. Guarda un po' chi è sopravvissuta, Ciccio. Alex. Alex, oh, oddio. I'm fine. Sto bene. No, non stai bene, dobbiamo portarti da un dottore. Che cosa ti è successo? Ecco, quelli già confabulano. I found out something you ho scoperto need una to cosa hear. Che devi sapere, mi dispiace. I'm sorry. What? Alex, you're Alex, hurt. Sei ferita. Do you need help? Hai bisogno di aiuto, possiamo chiamare un'ambulanza. La Typhon vi ha mentito. And so has e anche Jed Lucan. Alex, che cosa stai dicendo? Allora, ecco perché la fanno passare per pazza, raga, e lei torna dalla dottoressa. Non fingere. You know exactly. Sai benissimo di cosa on. Sto parlando. I was down in the mine. Ieri sera ero giù night. Alla vecchia miniera, ho visto quello che la Typhon sta cercando di nascondere da 12 years. Anni. Jed Lucan isn't Jed Lucan non è un eroe. Tutta quella storia that è una whole bugia. Story is a lie. Infatti la storia era che lui avesse salvato Jed i minatori, invece è stato Jed a provocare l'incidente, and poi ha abbandonato sette dei suoi uomini, li ha lasciati annegare per salvarsi. He let them drown to save himself. There were pictures da giù, of me tra i detriti, down c'erano down delle fotografie di me e Gabe. Because one of perché those uno di quei minatori era mio padre. Was my father. La Typhon voleva tenervi all'oscuro di tutto per non compromettere il voto. Hanno paura. Tutti i dipendenti sono terrorizzati a morte. Tutto quello che fanno è proteggere se stessi. Così hanno deciso di seppellire le prove. E non avrebbero fermato quell'esplosione per nessun motivo, nemmeno con quattro persone tra le montagne. È stato così che è morto Gabe. Jed knew all along. Jed sapeva tutto, ha nascosto la verità sul suo passato, su Gabe. E quando l'ho scoperto, come vedete, ha cercato di uccidere anche me. He tried to kill me too. È ovvio, raga, che la fanno passare per pazza ora, sicuro. Why aren't any perché of non state dicendo anything? Niente? L'hai informati già tutti, sicuro. We don't want to embarrass non vogliamo Alex. Metterti in imbarazzo, Alex. Non sono in imbarazzo. Try me. These accusations quelle accuse are... sono, beh, well, completamente infondate. And trying to go e cercare di entrare nella was miniera è stato ovviamente molto pericoloso e illegale da parte tua. Very illegal thing to do. Comprendiamo la tua situazione, ne hai passate tante. Tuo fratello era l'unica famiglia che ti era rimasta, vero? Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine. Immagino che tu voglia una spiegazione per quello che gli è successo, qualcosa che ti faccia stare meglio. Something to give you comfort and make your life che faccia sembrare la tua vita meno ingiusta. So che hai una coscienza. Why don't you just perché non la smetti e dici la verità? So che vuoi andartene dalla Typhon. You've been planning your exit from Typhon anyway. What? Scusa? You non era tua intenzione assistere a minacce o a un tentato omicidio. Odi i loro metodi e questa è la tua occasione per dire you basta. Now's your chance to stop. Dad? Papà, di cosa sta parlando Alex? Do you have any idea what Alex is talking about? No. Non ne ho idea. I don't. I've tried to be there for da quando Alex Gabe è morto ho sempre cercato di aiutare Alex. Thought, pensavo, non so, credevo I di poter essere una specie di figura paterna per lei. All I can guess non posso che pensare che a volte quando siamo feriti ci hurting, sfoghiamo sulle persone che stanno cercando di aiutarci. Sei un mostro. You tried to kill hai cercato me. Di uccidermi. Come fai a dire queste cose how davanti can you a tutti? Stand there and say these things? Alex. You're a monster. Sei un mostro.
Please. Per favore, so che è difficile da accettare. Vi fidate tutti di lui e lo facevo anch'io. This is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. Ma sto dicendo la verità. Io ti credo, certo che ti credo. Of course I do. Steph. Permettetemi di dire una cosa. Dai, che io ti ho aiutato, però. Quando questa giovanotte è arrivata a Haven, era una sconosciuta. Ma nel corso delle ultime settimane è diventata una di noi. Dai, che da chi ci aiuta. La sua storia sembrerà anche assurda, se non impossibile. Ma penso che si meriti un'indagine basata sulle sue affermazioni. Bravo, Daki. Chissà se non l'avessimo mai aiutato con i ricordi, se adesso ci avrebbe aiutato a sua volta. Le dobbiamo un po' di fiducia. Daki? Non sei stato molto d'aiuto, Daki. Non è vero. Alex. Alex, tesoro. Sweetheart. Anche a te ti ho aiutato, Eleonora, eh? You know. Sai bene che la mente può giocare brutti scherzi, non è assolutamente colpa tua, Eleonor. None of it is your fault. Dai, proprio tu. So hard. È molto difficile ammettere che si ha bisogno di aiuto. Dai. But it's always better. Ma alla fine è sempre meglio farlo. We're all. Siamo tutti preoccupati per te, vogliamo aiutarti. Let us help you. Charlotte, ti prego. No. Leave me alone. No, lasciami in pace, non ne posso più. I don't want any more of this. They killed Gabe. Hanno ucciso Gabe. What are you trying to do? Che cosa stai cercando di fare? Di affondare la Typhon? Non lo riporterai indietro. I won't bring him back. All I know is everything. È solo che da quando ci sei tu tutto va a puttane. No. There's something wrong with you, Alex. Hai dei grossi problemi, Alex, e adesso ce li ho anch'io. And now there's something wrong with me. I can't help you. Non posso aiutarti, mi dispiace. I'm sorry. No. Don't worry, Alex. Non preoccuparti, Alex, ci penso io. Oh, for fuck's sake. Ho una chiavetta USB piena di registrazioni. Raga, forse sta andando per il meglio. Nel frattempo, buonasera sergente, grazie mille per l'iscrizione. Ragazzi, forse Pike rovescia la situazione, vediamo. Ne abbiamo già parlato ieri, i tuoi superiori hanno chiuso il caso. Non perdiamo tempo con delle inutili cospirazioni. Certo, stai cercando di tirarti fuori come al solito, eh? Ormai so dove vuoi arrivare. Sì, ragazzi, l'ha guardata la pennina. You know what? Sai cosa? Non mi fai più paura, né tu né la Typhon. Ho fatto bene, forse, con lui a togliergli le emozioni. Io ho tolto la paura, quello che aveva. Dai, ti prego, vai Pike. Pensaci tu. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself. Dai Pike, ti prego. Almeno lui le prove le sa adesso. Ryan? Mi devo preoccupare? Tu mi credi? You believe me? Spero. Ryan? Why are you perché mi stai facendo questo? Ma come? Scusa? My dad is not. Mio padre non è un assassino. Were you afraid? Avevi paura che non saremmo riusciti a distruggere la Typhon, quindi avevi bisogno di dare la colpa a qualcun altro. Ryan, dai. Credevo fossimo uniti per Gabe. For Gabe. And me. E per me. Credevo ci tenessi a me. Appunto, credevo anch'io che tu tenessi a me. No. Non lascerò che tu lo faccia di nuovo. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan. Ma che? Ryan, so che è tuo padre, ma guardala, perché mentirebbe su una cosa del genere? Look at her. Brava, Steph. Why would she lie about this? It's going too far. Adesso stiamo esagerando. Alex, Alex è quasi morta. It's not true. Non è vero. Fuck you, Ryan. Fottiti, dopo tutto quello che è successo, davvero. Seriously, fuck you. Ma come? Stop. Smettetela.
Raga, i poteri, i poteri. Vediamo che fa adesso. Fermi tutti. Affrontami, Jed, dai. I know why you tried to so perché hai cercato di uccidermi. It's not what you tell non è per quello di cui sei convinto. Non è perché that pensavi fosse la cosa migliore per Haven. This was never about non è mai Haven stato all, per Haven, vero? This was about you. Lo stavi facendo per te. Ragazzi, i sensi di colpa ce li avrà. So che è più semplice non pensare alle persone che hai sepolto. You want to look away. Vuoi guardare altrove e fingere che le persone che hai ferito non siano persone. But I won't let you. Ma non lascerò che accada. My father worked for mio padre me. Lavorava per te. Si chiamava John. His name was John. Era un caso perso. He made a lot ha fatto of molti mistakes. Sbagli durante la sua vita. He wasn't non era un buon padre. Probabilmente era venuto qui per cercare di migliorare. To be but you him. Ma tu l'hai ucciso. And then Gabe. E poi c'è Gabe, il mio fratellone. My big brother. Si stava costruendo una famiglia. He was building a family here. A modo suo. Capiva doing cosa doveva fare way. Mano a mano che andava avanti. Figuring it out as he went along. Era stressato ed emozionato allo stesso tempo. E poi mi aveva portata qui per farmi entrare nella sua famiglia. Ma poi è morto, a causa tua. Because of you. And then there's me. Raga, gli ha ucciso tutta la famiglia lui, praticamente. Poi ci sono io. Per così tanti anni il mio unico obiettivo è stato quello di sopravvivere, andare avanti. Haven mi ha cambiata. Ho iniziato a pensare al futuro. I started to think about the future. Volevo aiutare gli altri. I want to help people. Perché è qualcosa che so fare bene. Because it's something I'm good at. Knowing I'm good at something. Sapere che si è bravi a fare qualcosa è una grandissima soddisfazione. And you tried to e tu hai cercato di uccidermi. Volevi togliermi la vita per non dover affrontare la verità. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it. Te ne sei già dimenticato, vero? L'hai già mascherata con un'altra storia. You've plastered over it with another story. Sei convinto di essere un bravo uomo. Stai cercando di convincerti di essere un bravo uomo. Ti prendi cura di così tante persone. You take care of so many people. You gave me a roof. Mi hai dato una casa e un lavoro. And a job. Hai cercato di aiutarmi quando ero triste. You checked on me when I was grieving. Such a good, davvero un bravo uomo. Generous man. But that's però è una bugia. Se la grattiamo via, cosa rimane? Away, what do we see? Sei un codardo. 11 years ago, 11 anni fa hai mandato un gruppo di uomini a morire. You led a group of men e non l'hai mai ammesso a voce alta perché sei un codardo. And you couldn't even say those words out loud because you're a coward. You couldn't imagine non potevi certo dirlo a tua moglie. Non potevi ammetterlo di fronte a tuo figlio. Saying it in front of your son. Every day you were brave. Eri così coraggioso da scendere sottoterra ogni giorno a guardare la morte negli occhi. Ma non riuscivi a trovare il coraggio di ammettere di aver fatto uno sbaglio. Sento che stai cercando di allontanarti. Non farlo. Don't. The truth hurts. La verità fa male. A volte fa così male che pensi di stare per scoppiare.
But when you come out the other ma quando ammetti tutto e alla fine sei di nuovo libero e sei ancora vivo, allora capisci di essere più forte di quanto pensi. Then you'll finally know how strong you really are. I see the truth. So a cosa stai pensando veramente. You hate yourself. Odi te stesso. You hate what you did. Odi quello che hai fatto in passato. You hate odi quello che hai fatto per nasconderlo. And the more e più respingi l'odio, più questo cresce. The worse it grows. I know who you are. So chi sei. Ho visto la parte peggiore di te. I've seen the worst parts of you. Raga, non ce la faccio a perdonarlo. Ah, aiuto, cosa devo dire qua? Ma ti perdono oppure ti condanno? Non ce la faccio io a perdonarlo completamente. Non ce la posso fare. Fino a ora, raga, la sta dando per pazza, dai. È che da una parte penso se poi lo condanno magari si arrabbia ancora di più e mi manda di nuovo dalla dottoressa. Invece magari se lo perdono si pente davvero completamente e non fa più casini. Un altro motivo che mi viene in mente per perdonarlo è che magari così Ryan si ricrede, perché in questo momento ci odia come se ci fossimo inventate tutto, ma non è così. Quindi magari perdonandolo, non lo so, cambia qualcosa in lui, in Ryan. Dagli occhi sono d'accordo anch'io che sembra pentito, perché in questo momento noi è come se gli stessimo leggendo la mente, no? E quindi lui, che percepisce questa cosa, ha capito che non può più nasconderci nulla. Non può più nasconderci nulla, abbiamo letto esattamente quello che ha provato, il motivo per cui l'ha gettata di sotto. È perché non accetta di ricordare che è stata colpa sua, quindi il senso di colpa sicuramente ce l'ha. Raga, proviamo a perdonarlo. Già due di voi mi state dicendo perdonalo. Proviamo a perdonarlo, però non lo so, se io fossi stata in Alex dopo che mi ha ucciso padre e fratello, io non lo so se l'avrei perdonato, possibilmente no. E mi viene ancora da mettere no, raga, a me viene da mettere ti condanno. Però, boh, gli dico che lo perdono sperando che la giustizia faccia il suo corso, perché ricordiamoci che Pike dovrebbe essere dalla nostra parte. Pike in teoria ha visto il contenuto della pendrive, quindi facciamo fare alla legge il suo dovere. Raga, proviamo a fare così. Perdoniamolo. Anche se sono molto restia, eh. Ni. Facciamo perdono, dai. And I forgive you. Eccolo. Sicuramente era l'unico modo per avere una tua confessione. Se gli diciamo ti condanno ci fa passare per pazzi. Così abbiamo toccato nel profondo i suoi sentimenti ed era la cosa più giusta, era mettere in pratica forse il potere di Alex. E grazie al fatto che lei capisce le persone, che conosce i suoi sentimenti, che riesce a cambiare il mondo, come ha detto il fratello. Qualsiasi altra persona appunto l'avrebbe condannato, compresa io. Arrivano ancora notizie riguardo lo scandalo della Typhoon che ha scosso la città di Event Springs nella regione del Western Slope, in cui una riunione del consiglio comunale è stata teatro di rivelazioni scioccanti. Il proprietario di un bar, presidente del consiglio, Jed Lucan, ha confessato in lacrime di aver nascosto la morte di 7 minatori della Typhoon mentre era il loro caposquadra 12 anni fa. Un insabbiamento più recente in cui è stata effettuata un'esplosione non autorizzata allo scopo di impedire delle ispezioni approfondite ha provocato la morte di un abitante locale, Gabe Chen, lo scorso mese. Lucan al momento si trova sotto custodia cautelare e aspetta la chiamata in giudizio. Vi daremo più informazioni su questa triste vicenda, incluse le dimissioni del presidente della Typhoon. L'impatto sull'economia e le conseguenze di tutto questo nel corso del pomeriggio, dopo.
Che poi, raga, Pike le prove ce le aveva lo stesso, quindi possibilmente anche se non lo perdonavamo veniva smascherato. Il silenzio è ancora peggio, ho bisogno di una boccata d'aria. Raga, io l'ho perdonato solo e soltanto per due motivi. Uno è il fatto che Ryan magari così capisce che avevamo detto la verità, perché fino all'ultimo non ci siamo incaponite, non ci siamo accanite sul padre e l'abbiamo perdonato. Primo motivo. Secondo motivo è che appunto con la coscienza a posto, che Pike ha visto la pendrive e quindi con la coscienza pulita, sapendo che la giustizia avrebbe fatto il suo corso, almeno facciamo che lei l'ha perdonato, insomma. I'm now ready. Sono pronta a lasciare il mio letto per andare in terrazza. Le stampelle. They say I was powered by adrenaline that whole morning. Eh sì, perché ragazzi, è fatta parecchio male lei obiettivamente cadendo, quindi ecco il ricordo. You ever swing a pick before? Hai mai usato un piccone prima d'ora, signor Chen? Chen, John. And now. Il giocone del papà. Ragazzi, specialista di Ever, ce l'abbiamo fatta, le abbiamo tutti. Estrazione di emozioni, trova tutti i ricordi. L'abbiamo fatta, raghi. You don't have somebody waiting. Non ha qualcuno che l'aspetta a casa? No, sir. No, signore. Well, John. Beh, John, allora benvenuto tra i minatori maledetti. Quindi si chiamavano già così, raga. Madò, raga. Andiamo in terrazza? Chi è? Ryan. Mi dispiace così tanto. Sorry. I know. Lo so. What you said. Non riuscivo ad accettare tutto quello che stavi dicendo, la verità su mio padre. Mi mancava la forza per farlo. I couldn't accept it. Maybe I wasn't strong enough. After everything he did, dopo tutto quello che ha fatto, tu l'hai perdonato. Non credevo fosse possibile essere così forti. I didn't know it was possible to be that strong. Ripeto, è grazie al suo potere che può fare una cosa del genere. Mi fa sperare che un giorno magari anch'io sarò così forte. One day I can be that strong too. Thank you, Ryan. Grazie, Ryan, significa molto. That means a lot. Cioè, raga, secondo me era giusto che lei lo perdonasse proprio perché riesce a sentire tutte le emozioni che prova l'altra persona. Quindi chi più di lei poteva capire il suo quasi uccisore e perdonarlo? Nessun altro, solo lei. Che ne sarà di noi? Pensi che riuscirà mai a perdonarmi per quello che ho fatto? Raga, lui sì, cioè, ovvio che avrebbe difeso il padre a spada tratta. Perdoniamolo. I already do. L'ho già fatto, hai dovuto affrontare una cosa terribile e hai avuto un momento di debolezza. And for a moment you turned away. I should have known. Avrei dovuto saperlo, forse in fondo lo sapevo. Maybe solo che non riuscivo ad accettarlo. I just couldn't accept it. Ormai la verità è venuta a galla. È orribile, ma non dobbiamo affrontarla da soli. Possiamo sostenerci a vicenda. We don't have to face it alone. We have each other. So. Adesso cosa succederà ad Alex Chen? What's next for Alex Chen? Boh. I guess. Te lo chiedo perché voglio far parte della tua vita. Qui o altrove, se tu lo vorrai, ci sarò sempre per te. Whether it's here or anywhere else. If you want me, I'm there. Grazie. That's really sweet, Ryan. Thank you. Don't mention it. Non devi ringraziarmi. I'm not used to non sono abituata a prendere decisioni sulla mia vita. Ci penserò su. I guess I'd better think about it. I guess so. Non preoccuparti, sai dove trovarmi. You know where to find me.
Ragazzi, povera Charlotte. Forse l'unica cosa che rifarei è quella. Non gliela leverei la rabbia, gliela farei affrontare. È stato un grande insegnamento quello. Però se avessi fatto la stessa cosa con Pike non avrebbe mai visto le prove. Quindi su Pike abbiamo fatto super bene. Su Charlotte forse era meglio lasciargliela la rabbia. Just tell me. Ok, dimmelo. What? Cosa? My future. Parlami del mio futuro, di quello che farò. What to do? Gabe. The night of the spring fest, la sera del festival, Ryan mi aveva quasi convinta a rimanere a Haven. L'idea che questo posto potesse essere la mia nuova casa non mi dispiaceva affatto. The idea of making this place my home. It seemed nice. Of course. Ovviamente era prima che succedesse tutto questo casino. Come on. E dai, so che lo sai, dimmelo. So tell me. Actually, I do Beh, know sì, what you should so do. Cosa dovresti fare. You should stay dovresti in rimanere a Haven. Anch'io rimarrei, raga, perché me ne dovrei andare? Of course. Sì, hai ragione. Prima d'ora non avevo mai avuto una casa, degli amici, un lavoro, un posto dove vivere. I've never had a home before. Perché dovrei rinunciare a tutto? Friends, a job, a place to live. Why would I give that up Ma infatti, now? Infatti, Alex, te lo meriti di essere felice, dai, eh. Ma resta, è proprio bella Haven Springs, anch'io resterei. Then again, maybe però ripensandoci forse be dovresti better. Andartene. Gabe, deciditi però. What? Cosa? You're young, sei giovane, all'improvviso hai un money, po' di soldi friends, da parte e degli amici. Non pensi che sia il caso di puntare sulla musica? A real shot? Nah. No, you should definitely leave. No, dovresti proprio andartene. Fuck off. Stop it, Gabe. Piantala, Gabe, non ho proprio bisogno delle tue stronzate spiritiche misteriose. Spirit bullshit right now. I just need. Ho solo bisogno. Ho bisogno del mio fratellone. I just need my big brother. I'm sorry. Mi dispiace. I know. Lo so. Gabe. But here's something. Voglio farti vedere una cosa. Ragazzi, quanto è assurdo che Gabe sia morto. Che Gabe sia morto perché la Typhon ha voluto coprire la morte del padre di Gabe. Cioè, è una famiglia disastrata. Mamma mia, aiuto. Sono passate tre ore. È appena partito un autobus. You're not on it. Tu non sei su quell'autobus. Ryan approves. Ryan approva. Life goes on. La vita va avanti. You go back to work. Torni al lavoro, ti abitui alla routine. You settle into a routine. One day, un giorno, praticamente senza avvertirti, Steph lascia la città. Steph up in Bolt's la cosa ti fa soffrire. It hurts. And little by little, piano piano il tempo fa il suo dovere. Time does its thing. La neve. L'appartamento ormai è la tua casa, non ti sembra più un museo. More like a home. Thoughts of Jed. I pensieri su Jed, sulla Typhon, su di me, iniziano a passare in secondo piano. Begin to fade into the background.
chissà se avessi scelto tipo Steph come partner, se se ne sarebbe andato lui dalla città, magari dalla delusione del padre, non avendo lei al suo fianco, magari sarebbe andata via lui. Probabile. The rooftop is your stage. La terrazza è il tuo palco. Suoni ogni settimana per un piccolo gruppo di fan affezionati. To a small but adoring group of fans. Maybe while you play, magari mentre suoni ti chiedi come sarebbe stato se te ne fossi andata. Magari avresti suonato per più persone in più città, avresti condiviso la tua musica con il mondo. Or maybe you never think o magari non ci pensi affatto. You don't know exactly when. Un bel giorno, happens, anche se non sai esattamente quando, ti guardi attorno e scopri di aver trasformato questo posto proprio come lui ha trasformato te. Just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all. E la cosa più straordinaria è che ti sembra tutto così normale. Just how normal it feels. You don't question it. Non lo metti in discussione, non hai dubbi, né ti chiedi come sarebbe potuto andare. È la tua vita, la vita per cui hai combattuto così duramente, per la prima volta dopo moltissimo tempo, vivi e basta. For the first time in a long time, you just live. Thank you. Grazie. Don't mention it. Non devi ringraziarmi. You really think I'll pensi davvero che trasformerò Evan? Of course. Certo, l'hai già fatto col tuo dono, la tua musica, essendo te stessa. Your music, just by being you. But Alex, non significa che devi rimanere. Hai il potenziale per fare lo stesso ovunque tu decida di andare. Dove dovrei andare? Where am I supposed to go? Non ho altri luoghi che posso chiamare casa. I don't have any other home. That is true. È vero, but you didn't have ma non avevi una casa nemmeno prima here di venire qui. E guarda cosa è successo. Look what happened. The truth is, la verità è che nessuno no potrà mai dirti come sarà future il tuo futuro. Might be. La cosa certa è che sarà un'avventura. The only promise is the adventure. So? Allora, che ne dici? What do you think? Raga, io resterei. Cioè, io se fossi Alex resterei. Anche per tutto quello che è successo, il fatto che entrambi sono morti qui, raga. Ecco, devo scegliere, rimani a Evan o parti all'avventura. La prospettiva che mi ha fatto il fratello non è male. Non lo so, raga. Penso che la farò rimanere, perché comunque sì, parti all'avventura, ok, però vai a suonare in giro magari insieme a Steph, ma... Cioè, i problemi, ovviamente, gli stessi problemi che hai sempre. Dove vivere, pagare le bollette, se incontri altre persone cattive come la Typhon. Quelli possono sempre accadere. Evan è così paradisiaca, raga. Sinceramente io la farei rimanere, anche per il legame comunque col fratello, raga. Il fratello è morto, ma lei c'è tanto legata. Lo vedi ancora come... Immagina di poter ancora parlare con lui, raga. Io la farei restare anche perché Ryan è qui. Se deve andare avanti questa storia, spero vada avanti qui. Quindi, raga, facciamo che la facciamo rimanere, va? Anche se anche partire all'avventura sarebbe stato bello per lei. Però, secondo me, per una volta che trova veramente una casa, è sempre stata all'avventura. Per una volta che trova un posto dove sta bene, raga, glielo auguro che continui a stare bene a Evan. Facciamola restare, dai. I know what I want. So cosa voglio fare. Partire l'avrei vista anche come una sorta di sconfitta, del tipo non è andata bene anche qui, vado via. Invece lei qui può fare tanto. E come? L'ha già fatto. Boh, non lo so, secondo me questo posto se l'è meritato. Di essere felice qui, secondo me se lo è meritato. Musica, ripeto, ve l'ho detto che l'avrei lasciata stasera, tanto. Fa niente. Però raga, mi voglio troppo vedere anche l'altra scelta, sia se avessi scelto Steph come romance,
sia se avessi scelto di andare via. Sono troppo curiosa. Non c'è Fabiana stasera, non glielo possiamo chiedere. Magari lei ha fatto scelte diverse. Anche perché ora nelle scelte dell'episodio lo vediamo quali erano le altre scelte. Ora che ci penso dovremmo vederlo. Anche perché lei, tra l'altro, il suo potere continua ad avercelo. Quindi se va da un'altra parte rischia che, che beccano altre persone il suo potere, che scoprono il suo potere. Oh, il platino! Eccolo, raga, eccolo! Ce l'abbiamo! Guardate che bella, è troppo bello Event Springs. Comunque anche quello era il rischio di andarsene in giro, che altri potessero scoprire il suo potere, no? È come se fosse appunto il suo rifugio sicuro, eh? Vi ripeto, se l'è meritato secondo me. Bel personaggio Alex. Questo terzo capitolo di Life is Strange sinceramente mi è piaciuto molto. Non riesco a dire che sia più bello del primo, perché a me il primo nei panni di Max è piaciuto molto. Lo trovo più intimo questo terzo capitolo. Il primo è più sciocco secondo me. Cioè il primo a livello di dramma mi ricordo che mi lasciò veramente a bocca aperta tutta la parte finale, quando si scopre quello che si scopre, senza spoilerare niente a nessuno. Ed è stato più lungo come calvario. Invece questo è stato proprio un viaggio nelle emozioni. Il 31% Ryan si è schierato dalla parte di Alex. No raga, questo lo voglio sapere, com'è che facevo a farlo schierare. Magari era comunque una scelta di prendere Steph come romance, non lo so. Però raga, 31% Ryan si è schierato. Da me non si è schierato, con tutto che l'ho baciato per giunta. Cioè ho fatto la romance al 100% con lui e non si è schierato. Charlotte ha voltato le spalle, ovviamente. Poi 50 di Eleanor. Pike si è schierato dalla nostra parte. Ma dove, raga, se non gli avessimo tolto la paura a Pike, avrebbe detto ad Alex di rassegnarsi. Aiuto. Aiuto. Daki ovviamente si è schierato con noi per tutto il ricordo che abbiamo fatto della moglie. Cioè che Ryan abbia creduto a Jed e non a noi non mi scende, raga. Non mi scende. Molto molto bello, niente da dire, mi è piaciuto parecchio. Mi sarebbe piaciuto portare anche il DLC, non ve lo nego. Che a quanto ho capito è tipo nei panni di Steph qualche anno prima, però costa ancora molto, quindi probabilmente me lo giocherò privatamente per i fatti miei in futuro, oppure se scenderà di prezzo magari ve lo potrei portare. E nulla raga, è finito, e quindi praticamente cosa ci tocca fare? Se mi avete seguito su Instagram lo sapete già, ma lo rinnovo qui per quelli di Twitch e YouTube. Io praticamente mercoledì parto per la Sicilia, cioè mia mamma che fa il compleanno, quindi per una settimana mancherò e quindi non ci saranno neanche live. I video li posso pre-registrare, ma ovviamente le live no. Quindi la prossima settimana, cioè da mercoledì di questa settimana fino al mercoledì della prossima, non ci saranno live. Quindi abbiamo la live di lunedì e poi ci vediamo direttamente al mio rientro venerdì 26 gennaio. Quindi raga, abbiamo una live sola prima che parto. Di conseguenza non mi sembrava il caso di iniziare un nuovo gioco per un giorno e poi mollarlo per una settimana. Quindi raga, lunedì ci sarà una live. Doveva esserci una live extra dedicata a Tekken 7 domenica pomeriggio. A questo punto, visto che c'è rimasto questo lunedì buco, vuoto, la live extra non la facciamo di domenica, così io mi godo la mia domenica in santa pace, e invece la facciamo lunedì. Quindi raga, noi ci vediamo lunedì qui su Twitch alle 22 per fare la seconda parte della campagna di Tekken 7. La prima parte la trovate sia qui su Twitch che su YouTube. Quindi lunedì proveremo a finire Tekken 7. Raga, ci impiegherò un sacco, perché mi hanno già detto che le boss fight sono difficilissime. Cioè gli scontri sono molto difficili. Poi io che non ci ho mai giocato, ancora di più. Quindi raga, mettetevi comodi lunedì sera, perché potremmo fare tipo le 2 del mattino. Questi sono i miei pronostici. Poi appunto mercoledì parto, quindi la live mercoledì, venerdì, lunedì e l'altro mercoledì non ci sarà. Perderemo 4 live. Venerdì 26 gennaio cominceremo un nuovo titolo, raga. Io vi ho fatto un sondaggio su Instagram, dovevate scegliere se Tekken 8, Spider-Man 2 o Jedi Survivor. Devo dire che ha vinto per un voto Spider-Man 2, quindi sono ancora in dubbio se portarvi Spider-Man 2 o Jedi Survivor. Il punto qual è? Cosa ho deciso di fare? Se riesco ad acquistare Spider-Man 2 in questa settimana che non ci vediamo,
ve lo porto venerdì al mio rientro dalla Sicilia. Qualora, per casi estremi, perché comunque io il venditore l'ho già trovato, quindi qualora per qualsiasi motivo non riuscissi a comprare Spider-Man 2, Jedi Survivor ce l'ho già. Quindi vi lascio con questo dubbio, non sappiamo se il mio rientro avremo Spider-Man 2 o Jedi Survivor. Ovviamente, una volta, se riuscirò appunto a mettere le mani su Spider-Man 2, lo saprete tramite Instagram. Quindi raga, anche voi, se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo, perché lì vi aggiorno giornalmente su quello che combino, sulle cose che compro, sulle decisioni che prendo e sui cambiamenti di orario, di giornate. Quindi lì sapete sempre tutto e siete aggiornati in tempo reale. Quindi siateci su Instagram, mi trovate sempre come 896 Sabri, quindi venitemi a seguire anche lì. Io per il momento vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, vi abbraccio, vi mando un bacione. Spero che questa avventura con True Colors, con Life is Strange, nelle emozioni vi abbia emozionato come ha emozionato me. Sicuramente mi ha emozionato questo gioco. Quindi spero abbia fatto un bel effetto anche a voi. Io vi mando ancora un bacione e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Quindi ci vediamo lunedì per finire la campagna di Tekken 7 e poi ci rivedremo al mio rientro dalla Sicilia venerdì 26 per iniziare il nostro nuovo gioco insieme, la nostra nuova avventura insieme. Buonanotte a tutti.